Salve ai spettatori di Nano TV, siamo con il mister Fabiano dell'Azionese. È appena terminato il derby con il risultato di 1-1. Mister, una partita combattuta con il primo tempo che ha visto l'Azionese protagonista, però nel secondo tempo c'è stata l'espulsione di Esposito che ha condizionato il risultato per l'Azionese. Commento sulla gara. Io penso che la mia squadra, sia il primo sia il secondo tempo, ha dimostrato di saper stare in campo, di saper giocare, soprattutto di saper soffrire. Oltre alla qualità di gioco dimostrata, ha dimostrato soprattutto grande saggezza tattica e soprattutto un grande cuore, dove sull'1-1 con l'espulsione poteva ammazzare un elefante, mentre invece la mia squadra è rimasta in campo con grande personalità e penso che la migliore occasione gol l'abbiamo avuta noi con San Diego. Sul piano fisico e anche sul piano mentale la squadra ha resistito a queste espulsioni ed è risultata presente, molto presente in campo. Ma guarda, l'Azionese è sempre presente in campo, al di là del risultato. Domenica scorsa abbiamo perso 1-0 con un tiro in porta dal calcio di rigore. Noi abbiamo dominato in lungo il lato, però purtroppo il calcio è anche questo, bisogna accettarlo. Però sicuramente questa squadra se la va a giocare su tutti i campi, con grande personalità e con grande umiltà e con grande cuore. Un commento sulla prestazione di Perna, questo ragazzo di 16 anni che ha esordito. Ma se Perna sta nell'organico dell'Arsenese perché l'allenatore ci crede tanto, nella Coppa Italia l'ha fatto benissimo e adesso l'ho fatto esordire a 15 minuti di fuoco, dove il ragazzo ha dimostrato di avere grande personalità, però io ne ero convinto di questo, non è che l'ho buttato in campo così tanto per buttarlo, sapevo quello che mi poteva dare, difatti io stavo sostituendo Flagello con Caro De Luca, poi Manzo ha avuto i cambi e subito ho detto per me, quindi vuol dire che c'è consapevolezza nella forza di questo ragazzo al di là di tutto ha grande personalità. In ultimo una battuta sulla prossima gara di Perugia. In questo momento riesco soltanto a pensare ad oggi, nel Perugia lo penseremo da domani mattina, da quando mi sveglierò se riesco a dormire. Vi aspettiamo su Napoli Nord, tutti i box, grazie mister, in bocca al lupo. Fast faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you. Salve web spettatori di Nano TV, siamo il presidente dell'Azionese Serrano. La partita è terminata sull'1-1, questo derby infuocato, c'è stato un primo tempo equilibrato che però ha visto un'Arsenese più convinta e che ha creato più palle gol. Un commento sulla partita. La partita è stata condotta nel primo tempo dell'Arsenese che non ha saputo chiudere la partita perché abbiamo avuto solo 1-0 e poi occasioni del gioco. E siamo stati sfortunati purtroppo, ingenui. Poi il secondo tempo con l'espulsione di sempre ingenua di Esposito ci ha penalizzato, ma nonostante questo non abbiamo corso pericoli grossi, anzi abbiamo avuto la migliore occasione su azione, l'abbiamo avuto noi con Santomenico. E poi c'è da dire che l'arbitro si è dimostrato altamente casalingo, con decisioni unilaterali, anche sul gol non gol di Coronato che non entrava dentro, se non entra dentro il pallone è rigore, che ha fatto il fallo sull'attaccante nostro. Complessivamente giudica molto negativa la prestazione dell'arbitro. No, nettamente negativa, diciamo casalinga. Nel secondo tempo l'Arsenese comunque sul piano fisico è restata, ha dato tantissimo e ha continuato a creare occasioni gol, anche se la pretese sull'onda dell'entusiasmo si è resa più volte pericolosa.
Sì, ma con azioni tambureggianti senza un filologico, perché si ci ha chiuso un po' dentro, perché era un superiorità numerica quei 20 minuti, ma senza fare azioni lineari, azioni che l'ha portato, cioè qualche occasione da lavoro su mischia, diciamo. Invece noi abbiamo fatto anche abbiamo avuto occasioni con Fantomesi, il loro portiere aveva fatto un paratone. A proposito di portiere, il Fiori è stato impeccabile su varie occasioni. Sì, tra sicurezza è un ragazzo che è molto bravo e veramente faccio i complimenti anche a Perna che ha esordito. Ragazzi, 16 anni. 95, che ha fatto un qualche cura senza remore, senza paure, senza personalità. Infine una battuta sulla prossima gara di Perugia. La prossima gara di Perugia andiamo là gasati, convinti e sbarazzini come sempre a dare l'anima, perché io non credo nei moduli 4-4-1, 4-4-2, 4-1-3-4. Per me vale chi va in campo, lo spirito con cui si va in campo. Vi aspettiamo su napolinord.it e boxnews.it. Grazie Presidente. Arrivederci, grazie a voi. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. There's always times like these when I think of you and I wonder if I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time?